Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, siamo alle 3, oggi ho iniziato tardi a vloggare, anche perché non sapevo nemmeno se vloggare o meno oggi, sinceramente vi dico la verità, perché è un weekend in cui volevo proprio riposarmi, star tranquilla, fare giusto il minimo anche in casa. Ogni tanto, raramente, mi capitano quei weekend in cui non ho voglia di fare nulla, anche perché arrivo comunque da 3 settimane di ferie più un'altra che avevo fatto a luglio, solo che io, ragazze, sono, non so, da quando ho ricominciato a lavorare arrivo alla sera che sono morta, cioè sono stanchissima e di solito non mi succede mai perché di solito io mi prendo il mio caffè delle 5, sono bella sveglia, attiva, faccio mille cose, ma queste settimane sono proprio KO sempre, non capisco come mai. Comunque mi sono ripresa un po' di magnesio anche negli ultimi 10 di una settimana, perché poi l'avevo accantonato perché l'avevo lasciato al mare, quindi poi l'ho ricomprato qua purtroppo perché i miei sarebbero andati troppo tardi e quindi non potevo aspettare, insomma, di riaverlo quando poi me l'avrebbero riportato loro, e quindi l'ho dovuto riacquistare. E comunque, oggi è un'altra giornata calda, però si sta abbastanza bene tutto sommato, cioè c'è caldo ma non caldissimo. Stamattina ci siamo svegliati tardi, verso le 10, abbiamo dormito perché ieri sera siamo tornati comunque tardi. E io oggi non ho fatto praticamente quasi nulla. È finita la lavastoviglie. Non ho fatto praticamente quasi nulla, ho giusto pulito un po' i bagni, non ho neanche pulito la doccia perché comunque era abbastanza pulita e non ne avevo voglia, perché sono un po' di giorni da martedì che sono un po' mezza influenzata, ma non ho febbre, non ho nulla, solo che ho un po' di raffreddore, un po' di mal di gola, un po' di dolorini alla schiena vari, un po' di dolore alle ossa, soprattutto giovedì e venerdì. Infatti giovedì sera ero lì lì per scrivere alla mia collega e dirle che il giorno dopo me ne sarei stata a casa, poi in realtà sono andata, mi sono sempre imbottita di tachipirina in questi giorni e sto abbastanza bene adesso. E anche ieri sera comunque io sono sempre uscita, sia venerdì dopo il lavoro che sono stata con una delle mie colleghe a prendere il regalo per una nostra collega che mercoledì dopo il lavoro fa una festa, insomma, facciamo una festa per il suo compleanno, i suoi 50, quindi siamo andate a prendere il regalo e poi abbiamo mangiato ad Alessandria insieme ad altre che ci hanno raggiunto. Ieri mattina poi siamo stati un po' fuori con Joe che finalmente ieri era a casa perché anche lui tutta settimana con gli allenamenti, che adesso sta riprendendo le partite, quindi è sempre preso alla sera, quindi non ci vediamo mai. Ieri invece siamo stati un po' insieme, abbiamo fatto un bel giro. Qui a Tortona c'era tutto lo sbarazzo, praticamente questi negozi che lasciano fuori vestiti scontati, super scontati. Abbiamo fatto una seconda colazione con i pancakes nel mio bar preferito qui di Tortona, poi insomma, giornata passata così, alla sera avevamo una cena di compleanno, una serata, una festa con i nostri amici a tema Divina Commedia. È stato molto divertente, avevamo un po' di costumi tutti quanti, loro molto più belli dei nostri, noi ci siamo insomma un po' arrangiati con quello che avevamo, però dai, è venuta comunque una bella festa, ci siamo divertiti, l'importante era quello. E quindi insomma siamo tornati poi a casa che erano le 2, ora che sono andata a dormire erano le 3, perché insomma io mi metto sempre a guardare un po' di TV, non so perché, mi piace tanto. E quindi insomma sono questi giorni qua un po' che volevo riprendermi bene da questi giorni di lavoro barra influenza barra stanchezza che ho, quindi insomma mi sono messa tra l'altro qua a filmare un attimo perché ho tirato fuori delle cose che devo dare a mia mamma, che dopo verranno qua i miei, perché ragazze per la terza volta di seguito, scusate, c'è lo stendino, per la terza volta di seguito vado all'outlet. Sono 3 domeniche che vado all'outlet, però non ho voglia di stare in casa, non ho voglia di far niente, ho voglia di fare dei giri e stare proprio all'aria aperta e basta. Cioè, sono dei giorni così. Alla fine
voglio fare quello che mi sento, anche se magari, non so, dovrei avere un po' più riposo, ma sinceramente non ho voglia di stare tutto il giorno chiusa in casa e quindi andrò a fare un giro con loro. Qui ci sono altre cose che devo dare a mia mamma perché purtroppo Alaska ha il vizio di passare sotto a questo che è il copriletto e purtroppo ci sono delle lenzuola, cioè è già la seconda volta che mi rompe con le unghie le lenzuola sotto, cioè me le buca e quindi devo darle a mia mamma per farle cucire, ma sì, non è niente di che, però due buchini ci sono e preferisco dargliele. E poi due cose che vabbè mi stira perché io non stiro mai, cioè faccio fatica a tirare fuori il ferro da stiro. Io mi sono tappata in casa, come si suol dire, perché fuori fa caldo a quest'ora, poi tiro giù sempre la tenda, nonostante oggi non avessi voglia neanche di fare quello, vi dico la verità, perché ho detto, ma sì, non c'è caldissimo, in realtà uscire poi sul terrazzino è, insomma, c'è caldo, più che altro le gatte a quest'ora si mettono fuori a dormire, quindi loro hanno solo tutti i punti un po' sotto nascosti all'ombra. Se invece tiro giù le tende hanno anche il tavolino con le sedie, quindi almeno stanno lì sulle sedie, infatti sono andate subito. Io mi sono appena messa questa crema mani qui, che è fantastica. Questa qua è della Lavera, non so se ve l'ho mai fatta vedere. Una crema che ho preso, mi sembra questa primavera, no, quest'inverno, con mia sorella da Acqua e Sapone. Io amo Acqua e Sapone. Ed è alla uva bio e burro di karité. È veramente molto, molto buona, vegana. Tra l'altro, sembra quasi proprio una maschera. Forse è addirittura una maschera. Crema e maschera 2 in 1, sì, infatti. Ed è ottima, veramente. Io me la metto sempre prima di andare a dormire, perché cioè, le mani sono vellutate, cioè non sono per niente unte, non unge, infatti. Ed è ottima questa consistenza, perché io le cerco solo ormai così, che non siano particolarmente unte, perché altrimenti poi tutto quello che tocco mi sembra di. Cioè, non lo so, mi sembrano poi subito, non so, mi sembrano sporche quasi, quindi amo questa consistenza qua. E nulla, io adesso stavo guardando qualche video di là in sala, proprio così. Mi sono mezza addormentata, devo prendere la mia bottiglia che ho preso dallo sgabuzzino, che così porto in cucina. E mi sentite che ho ancora un po' questa voce, non proprio bellissima. Infatti, non ho preso neanche troppi farmaci in realtà perché ho preso giusto il Bornilene l'altro giorno che avevo effettivamente un po' di mal di gola, ma non era tanto mal di gola, era più che altro fastidio. E basta, perché poi ho preso la tachipirina una volta che mi sentivo questa specie di fibriciattola che poi in realtà era solo un po' di influenza perché la febbre non mi è mai salita, per fortuna. Aiuto. E adesso magari mi mangio il fruttino quasi quasi, questi qua della Consilia. Io li prendo tutti sempre o al Gulliver o all'Aldi, che sono molto molto buoni, mi piacciono tantissimo. Me li porto sempre anche al lavoro come merenda, come snack. Allora, ragazze, sono passate un po' di ore, sono le 9 quasi. Io mi sono appena preparata la colazione per domani. Ho fatto dello yogurt bianco, io spesso prendo quello dell'Esselunga perché mi trovo molto bene. Ho provato allora quello alla stracciatella che è il mio preferito. Solo che l'altra volta avevo voglia di cambiare perché avevo appena mangiato quello invece della Müller, che è sempre la stracciatella, perché vabbè, quelli della Müller anche loro hanno tantissimi gusti, sono molto buoni, però ragazze, purtroppo quello alla stracciatella, almeno quello, a me piace di più di Esselunga, perché quello della Müller secondo me è troppo dolciastro, è troppo dolce. E invece quello di Esselunga secondo me è ottimo, veramente, sembra un gelato, buonissimo. E poi ci ho messo anche un mezzo cucchiaio di crema Novi, questa qua, 45% di nocciole italiane, che ho preso l'altro giorno perché non voglio più prendere la Nutella. Perché appunto ha l'olio di palma, vabbè, questa non dovrebbe averne comunque, insomma, in generale poi la Nutella trovo veramente molto molto dolce, quindi invece questa qua secondo me è molto buona, è un po' più, ha un
ha un sapore un po' diverso dalle solite creme di nocciola, però proprio perché secondo me è questa di Novi che ha un sapore particolare, molto più, secondo me è più buona. E poi appunto ho mescolato il tutto e ci ho messo un po' di pesche e un po' di granella di cocco. Eccomi, allora ragazzi, io mi metto qua adesso a guardare la mia serie, che non sono più andata avanti a guardarla perché alla fine non sono uscita venerdì, sì, l'ho vista giovedì sera, mi sa l'ultima volta, no, neanche perché sono giovedì sera, sono stata con Giovanni che abbiamo guardato un film. Poi alla fine non era niente di che, perché insomma volevo stare con lui e quindi ho detto scegliete il film, vediamo quello che vuoi, però poi ci siamo addormentati e forse così che mi vedete meglio che c'è più luce. E quindi adesso mi metterò a guardare la serie. Alla fine oggi pomeriggio abbiamo fatto un bel giro all'outlet con i miei, ci siamo divertiti e ho preso soltanto una cosa che adesso vi faccio vedere. E poi ci siamo presi un bel gelato tutti e tre verso le 6:30, sei un quarto, 6:30, quindi poi io stasera non ho mangiato, però adesso inizia a venirmi un po' di famina, quindi magari mi mangerò un tramezzino o il pan bauletto con un po' di prosciutto, magari mangio quello con due fette di Emmental. Allora, non mi sono ancora fatta la mia skincare, anche perché in realtà non mi sono truccata oggi, ho messo semplicemente la matita un po' per le sopracciglia, la matita, la crema di Benefit per le sopracciglia e basta, un po' di fard in crema. Adesso devo andarmi a fare assolutamente il colore perché sono troppo scura. Allora vi faccio vedere dunque che cosa ho preso. Allora sono stata da Intimissimi barra Calzedonia che noi abbiamo e abbiamo praticamente, c'è abbastanza una buona scelta, soltanto che ragazze, vedo che ultimamente sono aumentati tutti, tutti tantissimo. Io cercavo un portachiavi per la macchina, visto che il mio di furla mi sembrava rotto, poi in realtà mia mamma intanto me l'ha aggiustato, è stata brava, quindi penso che mi terrò quello, un portachiavi molto carino che presi quando ho preso la mia vecchia Ford all'inizio ed è un portachiavi fatto a orsetto, orsacchiotto, viola, e tra l'altro è uguale, identico al guscio del telecomando, della chiave quella con il pulsante. E quindi è proprio perfetto, soltanto che mi si era staccato, ma è riuscita ad aggiustarmelo. Allora, sacchettino qua sulla banca. Outlet Calzedonia Intimissimi e Tezzeni. In realtà io vedo sempre solo Calzedonia Intimissimi, comunque vabbè. Ho preso un pigiamino. Volevo un pigiamino perché i completini che ho sono tutti formati solo da calzoncino e canottiera. Io adesso che siamo a settembre comunque fa caldo, però alla sera vado sempre a dormire, non più come con la canottiera come facevo luglio-agosto, perché di solito luglio-agosto sono sempre con la canottiera perché fa caldissimo di notte. Invece poi giugno-settembre così ho la maglietta a maniche corte perché è un po' più freschino. Eccolo qua. Allora, vi giro, vediamo un po' se ce la facciamo. Allora, questo è il sacchettino, poi utilizzerò per la carta. Calzoncini, eccoli qua. Adesso poi devo fare una foto anche a mia sorella perché sicuramente me la chiederà. Sono molto semplici, sono rosa con questo dettaglio molto carino di questa specie di ricamo, un po' effetto pizzo. È un rosa cipria, è un rosa tenue, comunque molto delicato. E poi abbiamo la maglia molto semplice sopra, che è così. È piuttosto lunghetta è la maglia, infatti poi conto di metterla dentro al calzoncino. Eccola qua, ha questo ricamo qua, sopra alla spalla, sopra la manica. Molto carino, molto semplice. Pagato, allora, con lo sconto avevate due pezzi 20%, quattro pezzi il 30%, l'ho pagato 18 euro totale invece che 23. Quindi molto contenta, molto carino, niente di, insomma, niente di che, però ci sta. Eccolo qua, così si vede un pochino meglio. Voilà!
Eccomi qua nel mio bagnetto, poco prima di struccarmi con tutti i miei prodottini che ci sono lì. E allora, niente, io mi sa che vado di là perché adesso questo video mi sa che durerà un pochino meno perché oggi è andata così, ho registrato tardi, non sono riuscita al mattino perché appunto mi è venuto anche il ciclo venerdì, quindi ho un po' di mal di schiena stamattina ero ancora abbastanza stanca da questi giorni un po' così di influenza. Alla fine ho sempre fatto quello che volevo, non sono stata tanto in casa, però non ho quasi fatto pulizia sto weekend, ragazze, perché veramente avevo proprio bisogno di riposarmi e basta. E quindi adesso stasera andrò a dormire, insomma, solito orario. E tra l'altro volevo farvi vedere una cosina che ho preso venerdì, che sono stata con le mie colleghe in centro ad Alessandria e adesso tiro fuori tutto così almeno vi faccio vedere bene. E praticamente io cercavo gli smalti da nuovi perché io, come sapete, non faccio più il semipermanente già da un po' perché innanzitutto mi sono stufata, mi sono proprio stufata di poi avere la ricrescita dopo già una settimana, 10 giorni, ho già la ricrescita, non me ne sopporto già più perché poi quando sono troppo lunghe a me danno fastidio, cioè non lo so come fanno le ragazze ad avere le unghie lunghissime, c'è mia sorella che le ha lunghissime, io non so come faccia, io le devo tenere comunque no, questa così sono ancora abbastanza corte, per carità. Però tanto più lunghe io non riesco, cioè mi danno proprio fastidio e mi sento come se dovessi poi assolutamente fare la manicure, come non mi sento a posto, insomma, come se dovessi per forza assolutamente farmele. E quindi non lo faccio più per quello, ma anche perché sono proprio stufa di andare là ogni 2 o 3 settimane, mettermi seduta un'ora, un'ora e mezza, non c'ho proprio voglia. E il costo sicuramente, e anche il fatto che me le ha rovinate, perché è inutile che ce lo raccontiamo, il semipermanente rovina le unghie, punto. Non ce n'è di scuse che tengano, secondo me. Poi, se c'è una persona che ha le unghie molto robuste e non gli succede niente, fortunata è lei. Purtroppo a me le hanno rovinate. Sono andata da diverse estetiste, quindi negli anni le ho cambiate, ma il risultato è sempre uguale. Ogni tanto bisogna fare una pausa perché l'unghia proprio diventa molle, o almeno la mia diventa proprio, si piega e quindi poverina, basta. L'ultima volta, tra l'altro, ci ho messo tanto, ci ho messo un mese e mezzo più o meno a farle ritornare come erano prima, perché le mie poi sono sempre state molto belle, molto dure, molto robuste e sentirle proprio così molli, no, anche no. E quindi adesso sto facendo lo smalto normale, me lo faccio io. Tutte le settimane, tutti i weekend io mi metto lì, me lo cambio, tanto ci metto poco. E l'altro giorno ho preso praticamente questi 3 smaltini qua e queste 2 tonalità. Allora, sono andata da Kiko e mi sono presa questi due che sono... allora, uno è il... Aspettate che è dietro... Non so dove siano i numeri più che altro... non so, ragazze, 102, ecco, no, o 340, no, 102, 102 secondo me, ed è questo qua che ho su, che è un lattiginoso, insomma, un rosa molto molto trasparente. 2 passate secondo me sono belle perché rimane quell'effetto anche della French sotto molto carino, cioè che sembra che abbiate fatto quasi la French, vedete, perché si vede comunque la lunetta. E invece 3, che poi è forse troppo, diventerebbe sicuramente più rosa. Poi questo che invece è un perlato molto molto bello, anche questo, aspettate che non so se si vede tanto il perlato, ma un po' sì, dai. E questo qua è il 042. E poi, ragazze, ho provato a prendere, a cambiare top coat perché ho un top coat vecchissimo di Essie, no, di Debbie, questo qua, che è veramente vecchio, base e top. E sinceramente, anche a stenderlo, ragazze, mi rimanevano poi sempre i segni, non veniva steso bene. Dovevo prenderne tanto di prodotto per stenderlo bene, invece ho preso questo qua di Essie,
che ho voluto provare perché anche la mia collega mi ha detto che si trova benissimo, ce n'è, a parte il doppio. E poi, vabbè, l'ho steso che era una meraviglia, si è asciugato perfettamente anche quasi in meno tempo perché quello là lo lasciavo magari mezz'ora e facevo poi che andavo a dormire perché di solito me lo do la sera e mi rimanevano le ditate, quindi assolutamente un effetto bruttissimo, invece questo perfetto. L'ho pagato un po' perché gli smalti di Essie costano parecchio, costano 10 euro l'uno più o meno, però ragazze, speriamo duri di più l'effetto proprio della, come si dice, del top, no? Cioè del fatto che comunque le sigilla bene, quindi in teoria dovrebbe durare di più lo smalto. Vi farò sapere, vi terrò aggiornata. Va bene, aggiornate. Va bene, ragazzi, io a questo punto vi lascio perché ho parlato fin troppo, mi sa, in questo vlog. Noi ci rivediamo al prossimo video e io vi mando un bacione. Ciao!